Mario, è una festa bellissima. È questo momento con la squadra sotto la curva, commentiamolo, cosa stai provando in questo preciso istante? Vabbè, l'ultimo di tanti abbracci di questa stagione esaltante. Mi vengono in mente tanti ricordi, mi viene in mente il grido "la capolista se ne va", eccolo qui che lo stanno cantando per l'ultima volta. Mi viene in mente anche la delusione delle sconfitte, mi viene in mente un ricordo, il saluto dopo la sconfitta con la Marianese 2 anni fa. Oggi Ischia ha riavuto quello che meritava, è una promozione in Serie D che abbiamo sognato a lungo in questa stagione. Non è stato facile raggiungerlo, ma l'abbiamo meritato e di questo ne siamo orgogliosi. Ora i ragazzi meritano quest'ultimo abbraccio del Mazzella perché hanno scritto una pagina di storia di questa gloriosa società. Quello che ti voglio chiedere, che secondo me è veramente bello, dai giocatori in campo, dai tifosi sugli spalti, tutti quanti, tutto l'ambiente Ischia ha mostrato vicinanza alla popolazione di Casamicciola e ancora di più il segno di come questa squadra non rappresenti solamente Ischia come comune, ma l'intera isola. Sì, sì, ma è questo, l'Ischia, il nome storico dell'Ischia, Ischia Isola Verde, rappresenta tutta l'isola, è la squadra regina di questa fantastica isola. La tragedia di Casamicciola è una ferita ancora aperta e ci ha segnato in questa lunga stagione, perché arrivò in un punto del campionato importantissimo alla vigilia di un match come quello contro il Napoli United, che in quel momento rappresentava uno scontro diretto. Quindi ci fu una settimana lunghissima per la preparazione per quella gara, addirittura si pensò di non giocarla, però noi tutti decidemmo di scendere in campo, anche i ragazzi decisero di scendere in campo e ci misero il cuore tra tante difficoltà, perché in quella stagione, in quella settimana ci fu anche l'apertura del mercato, quindi qualcuno era andato via, qualcuno era infortunato. Tra tante difficoltà ottenemmo un pareggio importante, e uno dei risultati che ci hanno portato poi a vincere il campionato. Oggi era giusto ricordare quello che è successo e dedicare questa vittoria al popolo di Casamicciola. Mi piace pensare che oggi abbiamo dato un sorriso a un popolo che ha tanto sofferto. Dagli spalti i tifosi già guardano avanti, eh? Qualcuno urlava "torneremo in Serie C". Il sogno è quello, non lo nascondiamo, perché è chiaro che in una piazza come Ischia devi sempre cercare di tirare fuori il massimo. Ora vincere non è mai facile, quest'anno è stato difficilissimo e ci siamo riusciti. Noi però già stiamo pensando al futuro, a breve ci riuniremo con Pino Taglialatella, vedremo quali sono i programmi della proprietà. E da lì subito ci metteremo al lavoro per programmare la prossima stagione. Senza anticipare nulla, una promessa che Mario Lobrano si sente di fare a questi tifosi, qual è? No, promesse sui risultati non me la sento di farne. Una cosa però la voglio dire. Per me l'allenatore di quest'Ischia è senza dubbio Enrico Buonocore, perché su questa vittoria c'è un marchio indelebile da parte sua, perché quando noi abbiamo costruito la squadra l'abbiamo costruita sulla sua idea. E poi ci sono tanti allenatori che predicano una cosa e nel campo ne fanno un'altra. Lui quello che ha predicato inizio stagione poi ha riportato in campo e ha dato merito al mio lavoro, ha dato merito al lavoro della società, ha dato merito all'impegno di questi ragazzi. Quindi per me è un onore aver affrontato questa avventura con lui e sarà un onore affrontare anche la Serie D, un campionato nazionale al suo fianco. E quindi è questa la notizia, Enrico Buonocore, tecnico dell'Ischia anche in Serie D. Sì, sicuramente.